Calcestis. È inutile resistere. Mi arrangerò. Jedi. Danalo, re mio! E ora dove si va? Allora, salve ragazzi, eccoci, siamo su Jedi Survival. Allora, situazione, noi abbiamo tutto questo bel bordello, casino. Ora però dobbiamo andare a cercare quell'uccellaccio, ricordare tutto quel casino. Andiamo. Ho sbagliato. Ho sbagliato, devo premere F. Addio. Ecco. Me lo meritavo che ho sbagliato. Oh, è andata. Muoviti. Brutta bestia. Ah, c'era il terriccio, per chi l'aveva visto. E questo cos'è? No, così a caso abbiamo scamato una cosa figa. Vabbè, esploriamo, raga. Può essere che... Vabbè, siamo sotto le paludi. Ok. Benvenuti, Jedi. L'immobilità porta calma. È terreno fertile per la saggezza. Eppure la galassia è raramente statica. Il movimento, tuttavia, può portare chiarezza. La verità scorre come un fiume, aggirando qualsiasi ostacolo. Ok, volevo solo capire. Ok. Avevo solo questo, abbiamo. Che cosa c'è qui? Non avrei mai pensato di sentirmi così. Che succede? Mi manca Coruscant, il tempio, la mia stanzetta. So come ti senti. Sto vedendo cosa posso fare. Scusate che sto un attimo e sto studiando. Ok. Quindi potremmo fare una cosa. No. No, cavolo, dobbiamo fare da qua. Chiudi. Cavolo, non mi ricordo i tasti. Stai zitto. Sto alla grande.
Ma perché non riesco a fare quello che voglio? Dai, e mo? Ah, era il 2. Ok. La porta è dall'altro lato, figurati se non no. Però se può trovare un altro rimedio, no? Eccolo qua. Oh, grande. C'è qualcosa che devo capire. Ah, ok. Mamma mia, che culo. Ok. Oh, mi è andato di lusso. Vabbè. Ok. Andata bella. E mo? Ok, l'enigma lo sto a risolvere, però. Ah, ok, che cavolo. Non lo sto a risolvere. Ok, ma c'è solo un problema. Questo coso io lo devo aprire, come faccio ad aprirlo, mo? Scusate che sto cercando di capire. Ah, eh no, invece ho capito.
A parte Abruzzo. Oh, il treno. Quindi quando succederà che fa tutto sto casino? No, ma che mascello mi stai facendo fare? Eh no. La vita scorre come un fiume. Ma che significa? Devo capirlo. O non diventerò mai un cavaliere Jedi. Signori, io devo capire come aprire questo. Quello è il problema. È un po' complicato, ho capito, però è complicatino. Vabbè raga, faccio così, ci metto a applicare troppo, non me ne tiene. Andiamocene. Mi arrendo. Io volevo fare la missione dell'uccello, Guarda che illuminazione schifosa. Adesso come faccio ad arrivare? Ah, ecco dov'era, vedete? Muoviti, 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 muoviti. Muoviti, 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 muoviti. Oh, eccoti. Oh, non ti azzardare. State a roba. E qua che c'è? Sempre una novità. Oh, questo percorso, questo è un luogo da esplorare proprio. Dopo tutto, basta che non becco la bestia di Satana. Ciao Nerino. Perché ho la sensazione che qua becco la bestia di Satana? Che hanno detto che c'è una bestia gigantesca. Oh, guardate un po'. Ma guarda un po'. Luogo dello schianto di Golo. Ma che cavolo. Riposati. Vedo cose, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Ehi là! Hai della priorità con te? Purtroppo no. Allora non conti nulla, io ne ho un po'. Ci ho lavorato sodo. Posso vederla? Va bene, ho mentito, non ne ho. Ok. Guarda un po' chi c'è, ullala. Bella. Fermo dove sei, ragazzo? Rispondi al vecchio scuba. Ti sembro un pescatore tipo? Non so cosa intendi. Il mio aspetto, ragazzo. Ti smuove qualcosa dentro? Ti mette voglia di salpare all'istante? Ah, madonna. Stai bene, scuba. Spero lo pensi anche il tritone. Dovrò ricorrere a tutto il mio fascino.
marino marinaresco per catturarne uno. Che ansia. Fratello, sono più... Mamma mia. Vediamo cosa, cosa prendi. È un pesciolino di me. Pare che tu gli piaccia. Sì, ma la cosa non mi stupisce. Ho da sempre questa dote. Il tritone è la creatura marina più voluttuosa, sempre in cerca di un potenziale compagno. Ora capisci perché oggi mi trovi così vanitoso. Mi dispiace ingannarlo, ma so già che si troverà benone nella mia vasca. Mi sembra giusto. Bene, continuo il mio racconto. Sì, dai. Quindi, Scuba, cos'è successo coi pirati? E loro erano lì, quattro Quarren armati di lance, tutti con l'idea di impagliare la mia bella testolina. Avevo incrociato lo sguardo col mio capitano, che stava agitando le braccia come un pesce guber in calore, verso l'arpione che tenevo in mano. Oh, per un terribile istante ho pensato di infilzare quei pirati Quarren alle rocce con il mio arpione. Ma poi qualcosa mi ha impedito di farlo. Forse era lo scintillio che aveva attirato il mio sguardo, quello di un'anguilla Grumbrig. Avevo pensato, cosa farebbero questi pirati con addosso un intero banco di anguille Grumbrig crepitanti e scintillanti? Quindi ho aperto la boccuccia ed ho messo il richiamo amoroso dell'anguilla. Ma ora parli con le anguille. Già, ma mi ero scordato di attivare il comunicatore. Così l'ho sentito solo io. Tuttavia, i Quarren sono stati così terrorizzati dalla mia espressione stramba da lasciare i loro blaster. E quando si sono ripresi, ce ne stavamo già nuotando via il più velocemente possibile. Solo più tardi, a bordo della goletta degli Zefiri, mi sono reso conto della gravità della situazione. Ma continuerò la storia la prossima volta. Ok. Però è simpatico che ci racconta... ci racconta la cosa, ci racconta tutta la sua storia. È figo, dai. Figo, mi piace, dai, sono contento. Allora, che cosa vuoi? Dove eravamo rimasti? Ah, già, il mostruoso capitano Wet, la sua ciurma e io eravamo scappati a bordo della goletta degli Zefiri Sudici. Beh, mi sono accorto in fretta che qualcosa non andava. Wyack non mi aveva nemmeno rivolto uno sguardo. Oh, dalla sua barba proveniva un tanfo nauseabondo, un presagio di qualcosa di orribile. Wyack era al timone e con il carrello d'atterraggio ancora sollevato siamo partiti nello spazio profondo, distanziandoci un bel po' da quei pirati. Eravamo ormai distanti dalla rotta commerciale per Lemiana. Appena sollevata la mano dai comandi, il capitano l'aveva appoggiata sul suo arpione, guardandomi come un gatto Tuca guarda uno spratto. Scuola! Ringhiò il capitano. Sei diventato più bollo di un ostrico! Se ti rifiuti di arpionare un maledetto Quarren armato di blaster, come posso affidarti la cattura del grande pesce Cooper? La mia esitazione era stata la mia rovina. Nonostante le mie suppliche, il piccolo Scuva era ormai in un guscio di salvataggio. L'ultima cosa che ho visto è stato il suo ghigno, storto e rivoltante. E così era finito il mio periodo a bordo della Grapnel. Da solo, malconcio, in un guscio alla deriva, con una cassa di stoccafisso vecchio. Ti dirò il resto più tardi, ragazzo. La disperazione, il tanfo... E se ci ripenso, mi fa voltare lo stomaco ancora oggi. Allora faccia, me coglionis. Ok, qua c'è qualcosa di interessante prima di andare avanti a esplorare. No. Però figo che troviamo le... Maronna Sant! No, il jumpscare non me l'aspettavo, onesto. Non me l'aspettavo. Maronna è parsa da Nanz...
Ah, mi sono arrivato un messaggio agli ospiti, un secondo. Ecco qua, scusate. Perfetto, è un attimo che devo scrivere una cosa agli ospiti che domani se ne vanno presto alle 7:30, 7:30. Ok, perfetto, andiamo. Allora, vediamo un po'. Là si può andare o altrimenti lì. Ma io in tutto ciò, sto percorso, perché mi è familiare? Ecco perché mi è familiare ste merdine. Signori, perché sto ritornando indietro. Ecco perché mi era familiare sto posto. No, vabbè, ma cosa mi state dicendo? E questo invece si sale. Ancora. Eh sì, è la nostra parte dove abbiamo iniziato a giocare. Oh mio Dio. Raga, ho scoperto una cosa bellissima. Quindi questa è l'area. Aspetta, fermi. No, signori, ho capito dove siamo. No, vabbè, ma... aspetta. Io in realtà dovrei risolvere il problema a voci. Vabbè, la voce sua è quella, però io dovrei risolvere quel problema lì, vedete? Io questa cosa non l'ho fatta, io dovrei avere a che fare con... qua, devo, vabbè, ma la voce è quella bestia, però a me interessava l'uccellaccio. Di cui vedo un percorso qua che non l'ho fatto ancora. Però è una figata che io sono ritornato indietro, indietro, indietro. No, vabbè ragazzi, ma cosa mi state dicendo? Nerina, calmati. Sì, ho visto la mia gatta correre con una psicopatica, tutto normale. E no, a sto punto fatemi riflettere. Possibile che non ho trovato l'uccellaccio per quella là di Coruscant. Coruscant. Possibile, eh? Sì, perché questa è un'area che vorrei fare tutto al contrario, soprattutto per risolvere alcuni problemi. Nerina, smetti! Corre come una pazza, Nerina. Sì, la mia gatta, intendo. Solo un secondo, ragazzi. La vedo così folle sta gatta. Ah, vabbè, oltre a questo... Solo un secondo. Vediamo se hanno capito gli ospiti, perché gli ospiti... Io ho detto, loro hanno detto le valigie e cose, io ho detto... Sì, domani.
E mo mi hanno scritto tra due minuti. No, no, non adesso. Intente. Vabbè, niente, signori. A volte quando ho a che fare con gli ospiti. Ok, scendiamo, dai. Intanto io sto scendendo. Noi dovremmo andare dove ci stanno le voci. Io le voci non l'ho fatte. Voglio capire un attimo come arrivare. Ah no, in realtà so tu, so come arrivarci in realtà. Ci stavano i sassi che non li ho cagati, non li ho considerati, signori. Eccoli là. No, no, no. Aspetta, ragazzi, non è facile. Andata, assa fa. Che cos'è? Filiamocela da qui! Oddio, che gli è successo a questo coso? Tranquillo, non ti farò del male. Sì, ho capito, però ti sei tutto infangato male. Ok. Vedo pure una brutta bestia lì, signori miei. No, sono pure in due. Mi conviene affrontarli. Ok, questi credo che sono più pericolosi del previsto. Passa qua, amico. Ok. Questo è un po' più grosso del... Ok. Vabbè, tre scatti. No, dai che, dai che. No, ma dai che, sul serio? Ma dai, era stupidissima la cosa. Anzi, li ho fatti pure molto male, più del previsto. Non me l'aspettavo. Errore mio. Palesemente errore mio. Non me l'aspettavo questa combo. Hanno fatto due combo inaspettate. No, tutto cano. Vabbè, al diavolo. No, oh. Crippio. E senza... Oh. Ma lo sai fare? Vedi? F. Bravo. Maron. No, perché è una dinamica un po' meca, capi? Sì, però mi sono fatto fregare così facilmente. Ma io ora lo ripiglio quei dati. Non mi interessa proprio. No, sono facili da sconfiggere in realtà. Pensavo che erano più difficili. In realtà assolutamente no. Ah, vedete che là ci sono dei capi. Ah, vede. Vabbè, comunque li vado a sconfiggere a quelli. No, e ormai ho perso i dati, li devo recuperare in qualche modo. Ho sbagliato solo io, dovevo fare mantenere il rallenti, andarmene, rallenti, andarmene. Quelle, perché loro rimangono lì ferme ad aspettare, ok. Forse ho capito una strategia simpatica da fare. Allora. Huh?
Eccolo là. Ciao, di nuovo. Ehi, piccoletto. Quei due, se me li tolgo di mezzo, sono già a cavallo. Solo un secondo, ragazzi. Solo un secondo. Va bene. Stavamo dicendo, scusatemi, è stato un attimo me. Sì. No, okay. Oddio. Cazzo, come m'ha preso! Ah, vedi com'è una combo del cavolo! Dammi una mano, amico! Vedi che è una combo del cavolo! Ma perché non mi fa la schivata del cavolo? La schivata! Dammi qua! Come fa a prendermi? Vabbè, tagliamogli la mano, sì. Basta qua, amico. Vabbè, dai, stessa combo continuamente. Adesso mi serve aiuto. Sì. Ora, BD. Ma come fa a farmi sempre la stessa combo? Amico! Cioè, non è difficile farla in realtà. Anzi, vi faccio pure male. Ma dai, ma dai! BD! Ma dai, ma come... Guardalo, guardalo! No, ma dai! Come cazzo fate? Vabbè, ormai l'ho persa. Però posso dire una cosa. Non è difficile. Però cavolo. No, ora li voglio sconfiggere. Nel prossimo video li voglio sconfiggere, signori. Ok? Quindi al prossimo video andiamo a risconfiggere assolutamente, a parte perché dobbiamo recuperare i nostri cosi. Qui dal 38 passo e chiudo. Bella ragazza.